Benvenuti a tutti! Sono molto emozionata di questa nuova modalità di incontro. Chiaramente non è sostituibile quella dal vivo, è sempre però una gioia ritrovarvi. Facciamo questo esperimento tecnologico di Fishbowl Online. Ci stiamo evolvendo. Come sappiamo, ogni sfida ci porta nuove opportunità e anche questa volta le vogliamo cogliere al meglio, ritrovandoci insieme. Abbiamo questi bei relatori che vedete di comunità varie che fra pochino faccio presentare. Io, per chi non mi conosce, sono Giorgia, faciliterò l'incontro, sono anche una rappresentanza del consiglio direttivo. Che vi racconto che in questa quarantena si sta incontrando spessissimo. Siamo insieme ogni settimana, stiamo facendo un sacco di lavori. Allora, vorrei innanzitutto iniziare con un minutino di silenzio, perché io sono emozionata e ho bisogno di centrarmi, visto che è la prima volta che facilito un incontro così online. E vorrei anche per voi di avere appunto questo momento in cui atterriamo. Arriviamo nello spazio, creiamo questo campo che ho capito che anche online si può creare. Non pensavo, ma invece succede. E quindi vorrei appunto che vi prendete un momento, potete o sedervi, stare in piedi, potete anche chiudere gli occhi se volete. E ci iniziamo a concentrare un attimino sul nostro respiro. Quindi sentiamo dove poggiamo, se siamo seduti, l'appoggio sulla sedia. Rallentiamo un pochino il respiro. Facciamo dei respiri profondi col naso ed espiriamo con la bocca. Focalizziamo un intento nel nostro cuore per questo momento insieme. Per creare questo campo condiviso. Facciamo l'ultimo respiro profondo. Apriamo gli occhi e ci ritroviamo. Vi ringrazio per questa sperimentazione, anche per una piccola apertura, per onorare le nostre tradizioni. Allora, vorrei iniziare intanto dando il benvenuto a tutti di nuovo, i nostri relatori, i nostri soci. Vorrei innanzitutto ringraziare quelli che hanno reso possibile questo incontro e ci hanno supportato dal punto di vista tecnico, quindi Marco Castignoli, Lara, che hanno fatto la regia tecnica, oggi anche Simona si è presa quest'onere. E poi vorrei ringraziare il gruppo organizzativo, Lucilla, Francesca Guidotti. Lara sempre, Alfredo ed Emi di Bagnaia e chi mi dimentico? Basta. Chi mi dimentico dell'organizzazione? Io. Bello. Sì, no. E poi voglio ringraziare i relatori che adesso faccio brevemente presentare e tutti i soci che si sono svegliati presto stamattina di sabato, posto festivo per stare con noi. Allora, iniziamo subito con un brevissimo giro di presentazioni da parte dei nostri relatori. Partiamo, Simo, tu. Allora, intanto volevo ringraziare anche appunto Simona che ci sta supportando e lei sarà il nostro riferimento per tutto quello che riguarda la piattaforma Zoom. E quindi sarai tu, Simo, che apri i microfoni ai relatori a tuo piacimento per farli presentare. Avete massimo un minuto a testa, non di più perché già io ne ho presi otto per tutto questo incipit. Ok, ragazzi, allora vi chiamo nell'ordine in cui vi vedo sul video e vi apro il microfono. Alvador. Ciao a tutti, Federico Di Alvador, sto bene, sono qua in rappresentanza degli altri e sono anche un pochino agitato, però c'è un bel messaggio che vorremmo mandare a nome di tutti.
Ecco, grazie. Debora? Sì, sto benissimo. Una bella giornata di sole qua a Gaiaterra. È piacere di essere con voi. Mi dispiace che non potete vedermi. Sono bellissima, come sempre, potete immaginarvi. Auguri Simona. Passo. Grazie. Grazie Debora, passo la parola a Torri Superiore, Lucilla. Buongiorno a tutti, qui da Torri Superiore siamo in due, sono Lucilla e Cristina, fianco ciao. A me. Stiamo bene, però inevitabilmente pensiamo che oggi doveva essere il primo giorno del corso CLIPS che avevamo progettato da adesso fino al 5 e questo naturalmente ci dà molto a cui pensare. Ci rivediamo così anziché vederci di persona. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. E passo la parola a Canguro ad Amanur. Ciao a tutti, buongiorno. Che dire? Sono Canguro da Amanur, anch'io un po' emozionato. Anche qua una bellissima giornata con un concerto di grilli. E in questo momento Amanur sta facendo un altro meeting Zoom sull'identità damanuriana di tutta la comunità. Mi spiace perderlo, ma sono altrettanto contento di essere qua. Grazie Canguro. Passo la parola a Alfredo da Bagnaia. Ciao, intanto vi saluto anche da parte di Emi. Ieri abbiamo celebrato il 1° maggio nonostante tutto, non siamo andati tanto in giro, ma abbiamo fatto delle cose qua. E oltre a questo anche il 25 aprile, quindi abbiamo mantenuto, diciamo così, le due feste nostre particolari. Qui fa abbastanza freddo, devo dire, è nuvoloso e molto vento, quindi vediamo cosa cambia prossimamente. Grazie Alfredo. Federico Palla da Lumen. Ciao, sono Federico, dico villaggio Lumene in provincia di Piacenza. Sono contento di essere qua con voi, siamo in questi giorni occupati in un'iniziativa che ci piacerebbe condividere in questo incontro. Oh, grazie Fede, passo la parola a Ricca dagli Elfi. Ciao a tutti, buongiorno, io sono in una casina molto vicino alla comunità, tempo stupendo, noi invece della festa del 1° maggio abbiamo festeggiato Belten, che è il rituale celtico della festa dell'amore, che coincide esattamente con il 1° maggio. E passo. Grazie Ricca, passo alla Francesca La Torre. Francesca, dalla Torre di Mezzo e in realtà nel gruppo Abitatore in transizione, potete vedere Roberto, Lara e Dario con la piccola Esther che girella nello sfondo, e anche qua sembra di essere un po' tornati nell'autunno, ma in realtà i colori del bosco, il verde frizzante e un sacco di fiori che stanno sbocciando in questi giorni ci urlano proprio per primavera e che è l'ora di stare fuori, ecco, nonostante il vento e un po' il brutto tempo, ma arriveranno anche giorni di sole sicuramente. Grazie Fra, tempo di vivere. Ok, eccomi qua, sono Gabriella, tempo di vivere, sono contenta di essere qui perché è un momento di avvicinamento alle persone che sono distanti e non possono entrare in contatto, per cui utilizziamo tutto quello che c'è perché la cosa più importante è rimanere in contatto e in relazione. Grazie. Grazie Gabri, relatori finiti. A te Gio. Allora, volevo far dare un salutino anche a chi non è relatore ma è appunto parte dell'organizzazione. Prima ho dimenticato la Franceschina Mastracci, importantissimo riferimento, perché lei sarà il nostro ponte con la chat su YouTube e Telegram. Perché poi andrò un pochino più nei dettagli della parte tecnica. Ci sarà appunto questa possibilità di seguire, c'è già la possibilità di seguire in streaming l'incontro, ma di fare interventi e mandare delle domandine dalle chat, che sono appunto o avendo il canale YouTube su YouTube, scusate, oppure su Telegram. Quindi Francesca ci farà da ponte con i soci che partecipano appunto su queste altre piattaforme. Vuoi dare un salutino, Fran? Ciao a tutti, anch'io sono un po' impanicata perché sto controllando tutti gli ultimi dettagli tecnici e insomma non fate troppe domande perché se no, no scherzo, siamo a disposizione
per voi e anzi accetteremo tutte le vostre domande con gioia. Grazie. Ok, poi ci sono Roberto e Lara, un salutino veloce anche da parte loro. Ciao, anche qui dietro le quinte a smanettare al computer. A segnare il tempo poi. No? Sì, un abbraccio. Buongiorno a tutti, io invece sono qui dietro e me la godo da spettatore. Bene, grazie. Allora, ultime note tecniche, come dicevo, le domande tecniche le potete fare se qualcosa non va sulle piattaforme, vi risponderanno le ragazze. Per i relatori, voi come avete già visto siete muti, vi viene data la parola. Se avete problemi che non sentite bene di connessione, vi consiglio di spegnere i video nel caso in cui ci fossero queste difficoltà. Per quanto riguarda l'organizzazione dell'incontro, avremo questa prima oretta, che già abbiamo mangiato un quarto d'ora circa, in cui io darò la parola ai relatori su una domanda diciamo generativa che adesso farò. E voi appunto, come ho detto, potete seguire dalle chat e iniziare a prenotarvi per entrare nello Zoom, perché nella seconda ora ci sarà la possibilità, come nel fishbowl che abbiamo varie volte fatto durante gli incontri, ci sarà la possibilità di entrare portando o riflessioni o domande ai relatori. Perché appunto il fishbowl nasce proprio con l'obiettivo di creare una discussione su tematiche ampie, condivisa e partecipata tra più esperti, quindi persone con più esperienza, più competenze su un determinato tema, e un po' meno esperti che comunque possono appunto entrare per fare delle domande o possono portare anche un contributo. Siccome questa è una tematica molto ampia che in questo momento ci tocca un po' tutti su vari livelli e da vari punti di vista, ci interessava appunto trovare una metodologia per coinvolgere anche tutti i soci nella discussione. Quindi chi vorrà potrà o fare delle domande rimanendo nelle, diciamo, come spettatori in streaming, oppure entrare in Zoom. Una volta entrati verrete messi in una lista di attesa e Simona vi permetterà di entrare uno alla volta. Abbiamo fatto il conto che su per giù, essendo un'oretta la parte aperta, avremo su per giù una decina di interventi, perché abbiamo consigliato circa 5 minuti ad intervento tra domanda e risposta o risposte. Quindi potrà rispondere o uno o due o tre relatori in base a quelli che si prenoteranno. Ok, detto questo, vorrei fare un piccolo cappello e dopodiché lascio le parole ai relatori, sto parlando tanto, sul perché e come nasce questo incontro. Allora, all'inizio della quarantena, dietro iniziativa del magico ecovillaggio Torri Superiore, abbiamo avuto questa proposta di incontrarsi come ecovillaggi la domenica. Quindi ormai è da varie domeniche che c'è questo bellissimo appuntamento la mattina alle 10 per condividere. Quindi l'obiettivo principale di questo incontro era quello di condividere, senza arrivare a nessuna soluzione operativa necessariamente, ma soltanto uno spazio di confronto per condividere appunto paure, dubbi, incertezza, tutto quello che si è mosso sia a livello interiore sia a livello di comunità in questa situazione di emergenza che ci siamo trovati ad affrontare. Da questa condivisione senza troppe aspettative, in realtà sono nate un sacco di iniziative, alcune delle quali sono già in essere, come per esempio un video su cui stanno lavorando Simona, Francesca e Andrea, che presto avrete notizie, anzi vi sollecito di mandare i video e i progetti a loro che vanno sollecitato da poco. Oltre a questo sono nate tante altre iniziative che adesso non sto ad elencare perché avrete comunque le vostre mail con tutte le informazioni, ma una, diciamo, un'esigenza che si era sentita da subito era quella di coinvolgervi tutti per affrontare questa importante tematica del come vogliamo rispondere noi come ecovillaggi a questa crisi sistemica che ci troviamo ad affrontare. Quindi questa crisi epocale, possiamo definirla, in cui c'è veramente bisogno di risposte concrete. L'esigenza era quella di trovare anche una voce condivisa come ecovillaggi da portare al mondo e alla società per offrire appunto delle risposte concrete, visto che questo momento è da tutti percepito in maniera ambivalente. Da una parte la paura di vedere le nostre libertà ristrette,
di vedere alcuni comportamenti del governo, e dall'altra però il sentore di un momento di grandi opportunità da cogliere come soggetto pubblico e collettivo per portare appunto le nostre soluzioni, che in realtà come Covillaggi noi già abbiamo e già mettiamo in atto. E allora su questa domanda ascolterei prima i relatori, chiedendo quindi loro, davanti a questa crisi sistemica epocale, come rispondiamo noi come Covillaggi dal punto di vista ecologico, economico, sociale e culturale? Quali soluzioni abbiamo da portare e da condividere nel mondo? Con questa domanda lascerei la parola ai relatori. Anche qui mi sa che Simona dovrà supportarmi in questo, dando lei la parola. Avete circa 3 minuti a testa. Lara farà da guardiana del tempo, la ringrazio tanto per questo, con questa meravigliosa campanina tibetana. Quindi alla scoccare dei 3 minuti Lara farà un cenno, voi chiaramente potete finire la frase e cercare di arrivare a chiusura. Grazie. Ok, faccio il giro inverso, parto dalla Debora. Tantissimo al lavoro comunitario e tantissimo all'orto, chiaramente. Il cantiere che doveva essere finito, noi dovevamo inaugurare il 25 aprile, il cantiere è fermo da marzo, per cui chiaramente non è andato avanti, siamo bloccati, per cui stiamo ancora vivendo in una situazione così, in strutture precarie, ma va bene, il tempo è stato clemente, è stato caldo, è stato bello. Diciamo che ci siamo, io dal punto di vista strategico mi sono preoccupata perché noi intendavamo vivere di turismo consapevole, ecologico, e questo mi domando se ce lo faranno fare, quando, come. Tutte le nostre strutture programmate, costruite, sono strutture che mettono in comune le persone, addirittura le docce, abbiamo pensato a una camera doccia con più docce insieme. Abbiamo dormitori condivisi, è tutto condiviso, la cucina è aperta con la sala, insomma è tutto condiviso. Per cui, diciamo così, tra virgolette, la peggior situazione, la peggiore struttura che potevamo pensare per questo momento in cui vogliono tutto separato. Mi domando anche se mi obbligheranno ad aprire, ci obbligheranno ad aprire con i separatori in plexiglass, se ha senso farlo. E queste sono domande che mi faccio ragionando, pesando l'impatto dal punto di vista sociale e l'impatto economico, chiaramente. Abbiamo pensato di rivolgerci molto al settore primario, dal punto di vista economico faremo una fungaia che fare del reddito. Però chiaramente ci sono chiaramente varie questioni in atto, e adesso finisco il mio intervento, magari riprendo dopo, ma ecco, questa è la situazione qua. Stiamo ancora ragionando sul da farsi, perché chiaramente come tutti forse abbiamo l'aspettativa che qualcosa cambi, che cambi meglio. Grazie. Grazie a te Debora. Passo la parola a Federico. Noi siamo molto, molto stimolati da questa situazione. Come molti sanno, Lume si occupa di salute naturale e dal 2019 siamo capofila di una rete europea che si occupa di promozione della salute e sostenibilità ambientale, con 35 aderenti, perché ha diritto a tempo di vivere ieri, grazie ragazzi, e in 10 paesi europei diversi, e abbiamo stimolato molto la politica, in particolare questa settimana siamo stati molto occupati perché abbiamo mandato una lettera aperta al presidente Conte, a 11 ministri, appunto con queste organizzazioni firmatarie e altre che stiamo raccogliendo, per chiedere un cambio di rotta, perché dal punto di vista sanitario, come sapete, c'è stata una crisi importante,
Questa epidemia del coronavirus ha mostrato un grosso vuoto di sistema, ha mostrato quanto la popolazione è fragile di fronte a queste infezioni, soprattutto la popolazione anziana, e quanto mancano due cose fondamentali. Una è la promozione della salute reale, quindi sani stili di vita, alimentari, attività fisica, relazioni, e quanto manchi una sostenibilità ambientale nel modello di sviluppo che stiamo portando avanti. Questi due elementi, l'inquinamento e le condizioni croniche che viviamo, sono chiaramente e a livello scientifico dimostrate come determinanti di queste mortalità che ci sono state e della crisi sanitaria che abbiamo avuto. Quindi non si può pensare di rimanere in un sistema economico e sanitario attuale, bisogna fare un cambio di paradigma, noi stiamo chiedendo fortemente questo cambio di paradigma. E per questo abbiamo attivato qualche giorno fa anche una petizione online che potete trovare anche sulle nostre pagine Facebook facilmente, e non so se posso condividerla anche qua, ma l'obiettivo è quello di raggiungere tante firme, riuscire a far sentire forte la voce di questo. E noi siamo una realtà comunitaria che ha deciso, come sapete, noi non siamo autonomi dal punto di vista alimentare, per esempio, però abbiamo un'autonomia dal punto di vista della salute, cioè uno dei nostri scopi è quello di prendere in mano la propria salute e riuscire a essere indipendenti, autonomi dal sistema. E questo per noi è un grande esempio e quindi vogliamo diffondere il più possibile. L'altra cosa, poi magari ne approfondiamo, visto che ne abbiamo parlato anche con Alfredo, stiamo portando avanti, come alcuni di voi sanno, una proposta di legge a livello nazionale per il riconoscimento delle comunità intenzionali, e quindi questo è un altro cambio culturale, cioè riconoscere che ci sono realtà come le nostre che vivono insieme, che condividono gli spazi e che non avrebbe senso dividere come potrebbe essere dividere una famiglia al suo interno. Quindi siamo delle famiglie allargate, e questo è un altro obiettivo molto importante che possiamo riuscire a portare a casa in questo 2020. Noi siamo molto fiduciosi e ringrazio Alfredo per il lavoro che stiamo facendo insieme, a Cinzia Boniatti della rete Italiana Co-Housing, Coboldo del Conacreis e tutti i giuristi che ci stanno supportando in questo. Grazie. Grazie a te, Fede. E allora, visto che l'hai nominato, passo la parola ad Alfredo Di Bagnaia. Abbiamo compreso in questo periodo quanto sia importante vivere in un ecovillaggio, capace di produrre il proprio cibo, di produrre la propria energia, l'energia nel senso elettrica e termica, di produrre un rapporto corretto con la natura e nello stesso tempo anche di avere spazio per poter muoversi. Siamo stati in questo periodo davvero privilegiati e credo che se tutti gli ecovillaggi nel loro piccolo o nel loro grande hanno rappresentato un punto di forza, sta soprattutto nella vita comunitaria e quindi nella possibilità di condividere e di supportarsi reciprocamente. Credo che questo sia un fatto impagabile nell'ambito di questo tipo di emergenza e di altre emergenze che inevitabilmente ci saranno, ivi compresa quella economica che non dobbiamo dimenticare ci aspetta alle porte. La cosa che vorrei mettere in evidenza è che il modello che abbiamo di consumo e di produzione che abbiamo portato avanti fino a questo momento è risultato fallimentare. Siamo davanti a una crisi di carattere sistemico che va incontro a possibili soluzioni. La soluzione sicuramente più semplice è quella di tornare a fare come prima, ma sarebbe la soluzione peggiore. La soluzione meno facile, ma sicuramente migliore, è quella di proporre modalità, verdi, capaci di modificare il rapporto fra l'uomo e la natura. Il fatto che la natura si sia ripresa lo spazio suo in questo tempo vuol dire che la responsabilità principale del limite alla natura è l'essere umano,
che si sta sempre più dimostrando come una razza ecologicamente dannosa. Dobbiamo invertire questo processo proprio perché noi abbiamo anche le capacità di poter riconoscere quali sono equilibri da recuperare nei confronti dell'ambiente, nei confronti della, diciamo così, anche della relazione fra esseri umani. Quello che è passato è un principio purtroppo brutto che può essere riassunto in queste parole: la socialità è un pericolo, la socialità è un rischio. Noi invece dobbiamo rilanciare l'importanza della socialità e anche l'importanza delle relazioni, come si può dire, ecologiche fra di noi, perché non c'è soltanto un'ecologia della natura, c'è anche un'ecologia della mente che dobbiamo sempre e costantemente considerare. Condivido, finisco qua. Ciao. Grazie Alfredo, grazie tante. Passo la parola a Riccardo Elfi. In questi giorni mi sono fermato molto a riflettere su tutto ciò che è accaduto e credo che questa quarantena ha insegnato moltissimo a tutti. Ognuno di noi, sia a livello di ecovillaggi, sia a livello di singoli, si è dovuto confrontare con le proprie scelte di vita e quindi si è trovato in una situazione durante la quarantena che era esattamente, rifletteva esattamente le scelte di vita di ognuno di noi. Chi si è trovato in un ecovillaggio, chi si è trovato in un appartamento, chi si è trovato ovunque si trovava, era esattamente il luogo e la scelta che aveva fatto. E credo che durante questo periodo di quarantena ognuno si è reso conto della, delle proprie scelte e quindi su quello che saranno le scelte future. E credo che come ecovillaggi allo stesso tempo non portiamo il verbo o non portiamo la perfezione e quindi anche noi come ecovillaggi per prima cosa dovremmo confrontarci e riflettere sulle nostre scelte. Un po' mi rifaccio alla domanda di Alfredo che fa spesso: come ecovillaggi siamo veramente sostenibili? Come ecovillaggi siamo veramente autosufficienti? Siamo energeticamente indipendenti? E quindi riflettere sul nostro ruolo come comunità. E allo stesso tempo mi sono reso conto proprio in questi giorni di quanta gente abbia fatto questa riflessione nelle proprie case e quanto si sta cercando di avvicinare al nostro modello di vita. Quindi tantissime persone che vanno in cerca o vogliono creare nuove comunità. E credo che qui noi abbiamo un ruolo molto importante, cioè quello di poter accompagnare nuove persone nella creazione di nuove comunità. Abbiamo un'esperienza alcune volte trentennale di 40 anni di esperienza e quindi dovremmo essere accompagnatori per queste persone per la creazione di nuove comunità. Allo stesso tempo possiamo in qualche maniera aprire un po' più le porte delle nostre comunità in maniera tale che le persone possano avvicinarsi, fare un'esperienza e capire veramente che cosa significa fare questo tipo di scelta. Quindi da una parte sì, aprire le nostre porte e dare l'opportunità alle persone di fare questa esperienza e allo stesso tempo condividere le nostre conoscenze, gli strumenti che abbiamo per vivere in comunità, per aiutare chi in questo momento ha deciso di fare una scelta nuova, cioè quella di vivere in un ecovillaggio, di creare un nuovo ecovillaggio. Io ho avuto tante domande in questi giorni, tante richieste per persone che vogliono fare questa scelta di vita e mi metterò a disposizione in questo per accompagnare nuove persone che vogliono creare comunità. E passo. Grazie Ricca. Passo la parola a Canguro, a Damanur. Allora, Damanur, diciamo che siamo nel pieno del dibattito, che non ha ancora raggiunto sicuramente una risposta univoca. Damanur in questo momento attraversa una fase di federalismo,
per cui siamo quattro comunità quasi indipendenti da un punto di vista economico, e stiamo utilizzando anche questo momento di crisi, se vogliamo, per incentivare questo passaggio, rafforzare questo passaggio, per cui da un punto di vista economico ci stiamo rendendo indipendenti, e anche nella gestione dell'economia all'interno delle quattro comunità ognuno cerca di adottare il sistema migliore in funzione di quelle che sono le caratteristiche specifiche. Come dicevano sia Alfredo che Ricca, siamo in questo momento sotto un punto di luce, secondo me, nel senso che le comunità sono attrattive improvvisamente, attraenti, perché dimostrano a chi è isolato, isolato sia in natura che isolato in città, che ci sono delle realtà che in questi momenti di crisi, in cui il sistema vacilla, lo possano sicuramente tutelare e aiutare meglio, accogliere meglio. E in questo dobbiamo lavorare, cioè dobbiamo lavorare sulla credibilità fondamentalmente, sul essere in grado di rispettare quanto diciamo a parole, per cui lavorare sicuramente sulla sostenibilità e sull'autosufficienza economica e energetica. Non possiamo essere totalmente autosufficienti né le comunità più grandi né quelle più piccole, quindi o pensiamo come realtà comunitarie di essere veramente unite e quindi specializzarsi in qualche modo, ad esempio da un punto di vista agricolo, e quindi avere dei collegamenti solidi in modo da essere autosufficienti come realtà comunitarie, almeno a livello regionali, e lavorare in quest'ambito. Per cui sicuramente a Damano c'è un dibattito attuale sui due estremi, che sono da una parte la decrescita, quindi diminuire la necessità di denaro, di lavoro, di essere costantemente attivi, diminuire le necessità sia del singolo che dei gruppi familiari. E dall'altra parte c'è l'aspetto di invece utilizzare questo momento di crisi per sviluppo, per buttare nuova legna, per rafforzarsi in qualche aspetto. Ovviamente bisogna essere sicuri di quelli che sono gli obiettivi e gli ambiti che vogliamo maggiormente rafforzare, proprio per lavorare sull'obiettivo nel medio e lungo periodo dell'autosufficienza. Siamo un punto attrattivo anche dal punto di vista della salute, sicuramente, e quindi quello deve essere un punto di forza di tutti gli ecovillaggi, cioè lavorare su rafforzare i nostri studi, le nostre pratiche sulla salute in connessione con la natura che noi tutti abbiamo, e mostrare al mondo che si può fare così e si può sicuramente eliminare una serie di criticità che all'interno del resto della società ci sono. Grazie mille, Canguro. Passo la parola a Torri Superiore. Bene, grazie. Noi siamo d'accordo con tutto quanto è stato detto finora, anche perché questo deriva da una serie di appuntamenti, di confronti al nostro interno, in cui la Riva ha dimostrato di essere un organismo straordinariamente vivo e vitale e resiliente, in grado di adattarsi a questa nuova condizione, di dare una risposta in qualche modo collettiva, di questo siamo molto contenti. Tra l'altro abbiamo anche messo dei comunicati stampa, dei documenti collettivi che vi invito a andare a consultare, in cui rilanciamo fortemente il valore positivo della socialità, come diceva Alfredo, è sul banco degli imputati, ci dà i brividi leggere ogni volta le prospettive future dei virologi e degli epidemiologi di un mondo con la distanza sociale permanente. Io credo che noi su questo dovremmo condurre una grossa battaglia per recuperare il valore psicologico e sociale intrinseco della prossimità tra persone. Questa è una fase che passerà, dovrà passare, dovremo superarla e dobbiamo richiedere con forza un ritorno alla prossimità.
perché tramite la prossimità si sviluppano progetti congiunti, si sviluppano anche il benessere e la salute personale. Quindi detto questo, un po' come caposaldo, su cui sono molto d'accordo con quello che diceva appunto prima Alfredo, volevo anche portare un attimo in luce un aspetto che secondo me, secondo noi è importante. Noi siamo nati come progetto di accoglienza verso il pubblico, un po' come diceva prima Deborah, ci stiamo riorientando perché i nostri spazi sono stati progettati per fare programmi di formazione di accoglienza turistica ed ecoturistica, e stiamo in questo periodo di grosso ripensamento stringendo alleanze territoriali importanti con altri enti che sono attivi a livello di produzione agricola, di distribuzione di cibo sul territorio e tutela delle fasce deboli. Quindi questo sicuramente è un sviluppo positivo della nostra attività, però vorrei portare l'attenzione sul fatto che le piccole comunità di 20-30 persone al massimo, sono la maggioranza delle comunità italiane, anche più piccole, hanno grossissimi problemi a mantenere attivi dei modelli economici su piccola scala, perché la società, per come è strutturata adesso, chiede di rispondere a delle leggi e delle normative che sono state create e progettate per tutto ciò che è grande scala. Quindi un modello sociale più resiliente deve necessariamente passare attraverso una normativa che consenta di fare piccola agricoltura contadina, di fare piccolo artigianato, di fare piccolo commercio, allentando e dando deroghe su tutte quelle che sono in questo momento il livello di controllo, il livello di limiti che sono imposti dalle leggi. Altrimenti queste comunità potranno vivere solo di terziario, come di fatto abbiamo fatto noi, perché era un settore in cui potevamo muoverci. Il settore primario della produzione e secondario sono preclusi per legislazioni spesso passate al territorio, con questo concludo, che sono molto penalizzanti. Metto anche al centro dell'attenzione il modello agricolo, perché il modello agricolo e il modello dell'allevamento su scala industriale hanno grosse responsabilità della crisi che stiamo vivendo in questo momento. Quindi va ripensato in termini permaculturali, va ristrutturato e va in qualche modo consentito, va liberalizzato il fatto che si possa tornare a coltivare e allevare in modi diversi, su piccola scala, in modo sostenibile. Grazie. Grazie Lucilla, grazie Torri. Passo la parola a Gabriella, Tempo di Vivere. Eccomi. Allora, chiaramente concordo completamente con tutti i discorsi che sono stati fatti da parte nostra come Tempo di Vivere. Ritengo che questi momenti ci abbiano e stimolato e fatto pensare, ripensare a determinate cose che peraltro sono dentro la nostra vision, cioè quella di essere un ponte per cambiare il mondo. E questo ci ha fatto molto pensare a quello che vogliamo fare e abbiamo iniziato a fare proprio all'interno della crisi. Perché riteniamo che, come ha già detto Alfredo, hanno già detto in tanti, l'ecologia profonda passa attraverso di noi, attraverso le nostre relazioni, attraverso il contatto con la natura, attraverso tutto ciò che è vicinanza. È quell'insieme che in questo momento ci è stato tolto, ma quello che sto vedendo invece è proprio che si può andare incontro ad altri che non hanno fatto determinate scelte, avvicinarsi, per cui metterci maggiormente la faccia e essere a fianco di queste persone, perché in questi momenti noi abbiamo provato, pur nelle nostre scelte, tante paure. E questo mi ha fatto comprendere e ricordare quante paure abbiamo provato noi e quanto possono provare paura le persone in questo momento. E io ritengo, come ha detto Riccardo, che la nostra volontà è di unirci, avvicinarci a tutte le persone che sentono questo cambiamento vivo in loro e forse ne hanno un po' di paura, comprensibile, per cui pur nell'affermazione che nel fare queste scelte di vita
ci sono delle difficoltà da affrontare, ricordare anche, e in questo senso essere coerenti e congruenti con questo, essere maggiormente uniti, noi con gli altri e noi fra di noi, nel senso che questa creazione di un mondo nuovo può iniziare a nascere, secondo me e secondo quello che Tempo di Vivere vuole fare assieme agli altri, nascere con un senso di possibilità, dare la possibilità alle persone e magari creare quel luogo che possa essere un luogo aperto nel quale sperimentare queste cose, sostenuto, aiutato da persone come noi che si stanno facendo esperienza, perché anche quelli che hanno 30 anni di esperienza continuano tutti i giorni ad avere nuove esperienze. E noi ritengo che da parte di Tempo di Vivere di sicuro, perché forse è una cosa nella quale riesce a starci dentro, ho finito, ma da parte di tutti noi questa condivisione di saperi, questa condivisione di esperienza, questa condivisione di errori grossi che abbiamo fatto per permettere alle persone di, Maniton Quata dice, passare sul guscio della tartaruga per arrivare a creare un altro mondo, il nuovo mondo. E io dico, noi se riusciamo, se non è presuntuoso, vogliamo diventare assieme questa tartaruga che traghetta verso un mondo diverso e migliore, perché abbiamo bisogno di tutti. Tutti noi e voi che ci state ascoltando. Grazie. Grazie Gabri. Passo la parola alla Torre di Mezzo. Eccoci, grazie. Allora, come Torre di Mezzo non aggiungiamo altro a quello che è stato detto, perché penso di poter dire a nome di tutti che ci ritroviamo assolutamente nelle parole che sono già state spese e da anche gruppi insomma con molta più esperienza di noi. Quello che invece sento di voler portare come membro del gruppo di lavoro Rive in Rete di Reti è appunto una visione non solo dal punto di vista degli ecovillaggi, ma la visione che si sta formando e che si sta sviluppando nel confronto appunto delle realtà come Rive che fanno parte del percorso di convergenza di Rete di Reti. In questo momento sento più che mai l'importanza di partecipare a un'esperienza del genere, proprio per quello che è stato detto anche prima. Non è possibile, tra virgolette, salvarsi da soli o cambiare il mondo da soli. Cioè, è importante, e questo è stato ribadito molto spesso negli incontri di Rete, è importante uscire dai propri recinti culturali, dalla propria autoreferenzialità, per creare delle alleanze tra tutti quegli attori che nel corso dei decenni passati hanno ognuno nel proprio campo sviluppato delle conoscenze e delle competenze che oggi sono preziosissime per gli altri. Rifacendomi un po' alla domanda iniziale, vedo in maniera molto chiara il fatto che, per esempio, da un punto di vista economico, l'esperienza della rete italiana dell'economia solidale o di bilanci di giustizia è sicuramente quella che forse ci può dare più spunti da questo punto di vista, che si è sperimentata di più. Come invece dal punto di vista ecologico abbiamo la permacultura, oppure Armonia Animali, che è un'associazione che si occupa appunto dei nostri amici animali, che occupano una grandissima parte della nostra vita, dei nostri spazi, della nostra quotidianità, e che quindi andrebbero presi in considerazione in un modello di società diverso. Penso che dal punto di vista culturale sicuramente il movimento della decrescita dà tutta una serie di indicazioni per ridisegnare un paradigma culturale comune che risuona a tutti noi. E dall'altra parte, dal punto di vista invece più magari relazionale, gli ecovillaggi, la rete del co-housing o anche a livello di governance,
possono dare molta più esperienza. Chiudo dicendo che quello che stiamo cercando di costruire è una visione lungimirante e che, come qualcuno ha già detto, va pur rispettando la distanza fisica, vuole assolutamente ribadire l'importanza di non avere una distanza sociale, un distanziamento sociale. Sono due cose ben diverse e questo va tenuto a mente, perché fisica è una cosa, va bene, ci può stare per quanto è necessario, ma socialmente siamo, anzi, chiamati, credo oggi, a essere ancora più vicini di prima. Grazie alla Fraia, alla Torre Tutta e ultimo ma non ultimo, Alvador. Sì, sono d'accordo con tutto ciò che è stato detto prima, mi verrebbe un pochino da riassumere così, che nel momento in cui si vede che la società va in crisi, che non è più un modello perseguibile, allora si fa affidamento a quei piccoli gruppi che riescono a creare una cultura differente. E noi ecovillaggi siamo maestri in questo, perché ogni ecovillaggio ha una cultura differente, con persone differenti che vivono secondo stili differenti. E la nostra potenza sta proprio nella forza di riuscire a parlare un linguaggio comune nonostante le nostre differenze. Questo è proprio il potere della comunità, è la forza della comunità, e noi all'Alvador stiamo proprio vedendo questa forza. Il potere della comunità è immenso, e quello che possiamo insegnare, il contributo che possiamo dare alle altre persone è fargli vedere che possono creare anche loro le loro comunità. Ma comunità non vuol dire strettamente essere in un ecovillaggio o insieme a persone con cui condividi tutto. Per noi comunità, faccio degli esempi proprio pratici, andare ad acquistare dai contadini che abitano di fianco a voi, noi compriamo le uova dal contadino qua di fianco, il latte dall'altro contadino, quello lì è fare comunità. Mettere in piedi un gruppo di acquisto solidale con cui vai ad acquistare prodotti etici, quello lì è fare comunità. Essere in contatto con i giovani di Friday for Future o Italia in transizione della vostra città per fare delle azioni civiche, quello è fare comunità. Fare un orto condiviso in cui possono venire anche i figli del tuo vicino o quello che ha difficoltà, che non sa come coltivare l'orto, quello è fare comunità. E noi abbiamo aiutato delle persone qua di questo paese che sono in difficoltà economica a causa del coronavirus e del lavoro che gli è mancato. Quelle lì sono tutte quante relazioni che poi te aiuti e ricevi in cambio qualcosa, perché ricevi in rapporti umani e tutto quanto. E noi notavamo proprio ieri quanto siamo coscienti di quello che facciamo e quello che mangiamo. Tutti i prodotti che abbiamo in casa, noi sappiamo chi li produce, come li produce, in che maniera li produce. E abbiamo un contatto diretto con queste persone, per cui la farina è macinata da un mulino a pietra che conosciamo, la carne è prodotta in una maniera etica, tra virgolette, nel senso che è comunque carne, però non è, ha un impatto più basso, diciamo, ecologicamente ha un impatto più basso rispetto a quello che si trova altrove. È quello che ci ha permesso in questo momento di crisi da coronavirus di andare comunque pochissime volte al supermercato se non per prodotti che non ti puoi autoprodurre. E all'Alvador adesso ci stiamo proprio lanciando molto in questo ambito di creare rete sul territorio, creare anche una autoproduzione interna che poi ci possa sostenere dal punto di vista monetario. Così via. Grazie mille. Grazie a te, Fede, a tutta l'Alvador. E Gio, ti ridò la parola. Grazie, grazie a tutti. È stato veramente ricchissimo questo giro. Mi ha iniziato a far vibrare internamente. Allora, faccio un brevissimo riassunto di quello che è venuto fuori per magari chi si è collegato un po' in ritardo, dare un po' il senso di quello che ci siamo detti fino ad adesso. La domanda era appunto: siamo dinanzi ad una crisi sistemica epocale
che contributo possono dare gli ecovillaggi per un nuovo modello ecologico, economico, culturale e relazionale. Allora, sono venute fuori un sacco di riflessioni che in questo ricchissimo periodo di raccolto, io lo chiamerei così, di questi giorni in cui siamo stati più fermi, più stanziali, da quello che portava Gaia Terra, cioè che dalla preoccupazione per non poter portare avanti il progetto di turismo ecologico, quindi più che altro dell'impatto economico-sociale di questa crisi, si è arrivato a creare magari nuovi progetti che prima non c'erano, come per esempio la Fungaia, per poi passare all'impegno politico di Lumen con la lettera aperta per la promozione della salute e della sostenibilità ambientale, che tra l'altro vi ha linkato anche nelle altre piattaforme, quindi andatela a vedere. E ci ha ricordato anche che in questo momento è stata messa di nuovo energia sul progetto che in realtà già andava avanti da tempo, della proposta di legge per il riconoscimento delle comunità intenzionali, alle riflessioni che vengono da Bagnaia sull'importanza e l'urgenza di proporre delle modalità verdi che siano effettive e che possano in qualche modo aiutare a riparare i danni ecologici che stiamo causando come specie sulla Terra, fino a rilanciare anche l'importanza delle relazioni ecologiche tra di noi, quindi di tutta risposta a questa richiesta di distanziamento sociale, torniamo noi ecovillaggi con i valori invece intrinsechi, così come diceva Lucilla, nella prossimità e nelle relazioni ecologiche. Poi c'erano le riflessioni che venivano dagli Elfi con Riccardo sull'importanza delle scelte di vita come individui che in questo momento stiamo portando avanti, che in questa quarantena si sono manifestate in tutta la loro interezza ai nostri occhi, e l'importanza degli ecovillaggi nel sostenere le realtà nascenti e quindi tutti quelli che vogliono fare un salto e cambiare vita ispirandosi a appunto alle comunità intenzionali, quindi aprire le porte di più alle persone e accompagnarle in questo percorso. La riflessione di Damanur riguardo il fatto che siamo dei punti di luce, quindi siamo più attrattivi del solito, più attraenti, è la dicotomia tra il bisogno di nuovi progetti, di approfittare di questo momento per sviluppare nuovi orizzonti, è il bisogno invece di rallentare e di decrescere, quindi nel consumo, nel lavoro, nell'uso del denaro. E in questo io faccio un piccolo inciso, sento che lo viviamo a tanti livelli, anche come esseri umani, ci siamo confrontati nei gruppi di lavoro, che in questo momento ricchissimo di iniziative, ci siamo sentiti delle volte un pochino in crisi, perché da una parte ci sentivamo di voler mettere energia in questi nuovi progetti, dall'altra di fermarci e riflettere un pochino nel non andare troppo veloci. L'importanza dell'autosufficienza alimentare, dell'agricoltura, questo è stato sottolineato da varie persone, anche da Lucilla, con l'impegno a cui siamo chiamati in questo momento nel portare la nostra voce riguardo l'agricoltura contadina, ad esempio, l'agricoltura di piccolissima scala, che tra l'altro rappresenta l'80% delle aziende agricole italiane, è che in questo momento più che mai potrebbe essere una grandissima risorsa per il pianeta e per affrontare la crisi sistemica. Quindi l'importanza delle alleanze territoriali, sempre Lucilla di Torri Superiore, e su questo punto anche Alvador con Federico si è esposto in questo senso, dell'importanza di creare relazioni a livello locale e quindi di fare comunità, non soltanto a livello di abitare insieme, ma di creare relazioni e sinergie. E su questo abbiamo visto l'importanza di fare rete non soltanto a livello locale, quindi di creare questa rete di basata sulla fiducia che ci permette tra l'altro un consumo critico molto più forte, appunto basato sulla fiducia, ma anche a livello nazionale e internazionale, come portava Francesca della Torre di Mezzo, con l'importanza di fare rete con altre realtà affini a noi. E su quello Riva in questo periodo si sta impegnando tantissimo, nel partecipare a vari tavoli di lavoro, come diceva Francesca, sia con la rete di reti che nel supporto ad altri movimenti che citava anche Federico prima, come Friday for Future. E infine, ma non infine in realtà perché era prima, con Tempo di Vivere, Gabriella che ci ricordava il nostro valore di ponte che lei sente di rappresentare come ecovillaggio, io aggiungo anche come rete, quindi ponte tra realtà che hanno già concretizzato dei sogni e persone e progetti che ancora sognano. Io sono tra queste, ho un gruppo di amici con cui stiamo sognando di creare un nuovo progetto,
che funzione abbiamo noi, quanto è importante l'esperienza di chi già ha consolidato certi percorsi per poter dare questa possibilità. Si è parlato anche in uno degli incontri passati del famoso progetto Casa Rive, che vogliamo resuscitare, vogliamo far risollevare dalle ceneri per poter creare addirittura un luogo fisico dove poter ospitare le persone che vogliono fare questo tipo di esperienza e potersi appunto mettere alla prova in un vero e proprio laboratorio sociale. Questo è quello che è venuto fuori. Abbiamo terminato il primo giro super in tempo, sono le 11.04. Al momento che io sappia, un attimino, vediamo quando si è... Non sono arrivate ancora domande. Allora ho Casa Magnolia al, in ingresso. Solo dirvi che ci siamo e vi ringraziamo, perché comunque l'idea è quella di essere tutti in un cammino insieme in questo mondo che cambia ed è bello, con tutte le vostre differenze, le vostre ricchezze, queste cose. Voglio solo dire questo, perché la domanda era gli ecovillaggi, la forza che hanno, no? Vabbè, la nostra realtà, noi abbiamo 40 anni di vita insieme che è cambiata, non cambiata, ma abbiamo sempre ottenuto la presenza in luoghi di lavoro, perché noi, sapete, donne di una certa generazione, per noi il lavoro è stata una cosa importante, quindi ci siamo cimentati in lavoro, siamo pressoché molto cura e cultura, diciamo. E dall'altra parte invece la forza di stare insieme, come diceva Alvador, di stare insieme, di darsi forza come gruppo, diciamo e dite un po' tutti. La cosa che mi interessa, ecco, non è tanto che noi abbiamo la piccola vigna, il piccolo orto, ecco, ci ha fatto insieme questi sforzi, certo, condividendo tutti gli approcci politici e ambientali che voi proponete, io mi soffermerei un po' di più, perché fa un po' parte del mio lavoro, sul fatto che la forza grande, ecco, degli ecovillaggi è che sono un laboratorio, direi quasi protetto, perché dietro c'è un gruppo, sulle emozioni e sulle relazioni. Perché noi, nella modernità, sono 500 anni che costruiamo cose. Adesso noi dobbiamo migliorare nelle relazioni, nelle emozioni ed educarci alle emozioni, perché abbiamo, e finisco, abbiamo dei sentimenti, delle emozioni che sono manipolate, che sono stravolte sia da esperienze soggettive ma anche da esperienze sociali, da queste cose. Gli ecovillaggi hanno questa enorme ricchezza, sono contenta ultimamente voi ci lavorate tanto su questo, e sì, quindi io credo anche tutti noi siamo con voi, grazie tante di esserci. Grazie. Okay. Volevo ringraziare per questo intervento che mi ha emozionato particolarmente, e volevo rafforzare questo grande valore della Rive. È il fatto che quando è iniziata questa emergenza ci siamo riuniti come gruppo cura delle relazioni, che ha a cuore principalmente questa protezione di questo spazio, ci siamo subito incontrate con l'idea di cosa facciamo, dobbiamo prima di tutto prenderci cura di questo, e abbiamo attivato questo servizio che è andato avanti per un mesetto circa di certi emozionali condotti da soci Rive, soci alcuni con più esperienza, altri con meno esperienza. Devo dire che non c'è stato un afflusso fortissimo, però pian pianino ne abbiamo fatti parecchi alla fine di certi, quindi volevo celebrare questo lavoro. Grazie, lascio la parola di nuovo ai quelli che sono qui. Okay. Grazie a tutti per questo incontro bellissimo, avete preceduto coi vostri interventi, soprattutto qualcuno di voi, quello che mi ero appuntata in questi 40-50 giorni. Penso di essere un po' la voce di chi è fuori e chi sta cercando di fare comunità fuori. A livello di educazione alla sostenibilità, mi sono accorta negli ultimi anni, è veramente difficile fuori. Ho capito oggi, con questa situazione di emergenza sanitaria, porto la voce anche dei gas, e mi aggancio fortissimamente a Francesca e alle reti, ma anche al Lumen, che ha creato questa petizione che sto girando, ho già girato, ha decolato, perché quello che noi stiamo toccando finalmente con mano è il non riconoscimento di queste comunità fuori da quelle già difficili da riconoscere come gli ecovillaggi.
non vengono riconosciuti degli spazi e quindi quella famigerata distanza fisica, e poi figuriamoci la comprensione di quella che è la distanza sociale, ci è stata negata. Questo non è solo la realtà di Calci, ma siamo in contatto con altri gas, facendo noi parte comunque del DES e della RES, cioè scusate, del DESAT, Distretto di Economia Solidale Alto Tirreno, e del RES, della Rete di Economia Solidale. Quindi quello che posso lanciare il più brevemente possibile è di cercare veramente di creare ancora di più una rete con gli ecovillaggi come esempio di sostenibilità all'educazione, quindi ovviamente alimentare, energetica, economica, relazionale, che possa trascinare attraverso un documento congiunto che arrivi ai governatori regionali e quindi al governo nazionale l'importanza che vengano riconosciute queste comunità. Quindi quello che chiederei è di poter lavorare ad un documento il prima possibile di questo tipo. Grazie per tutto il lavoro che fate, perché siete spunto veramente di sempre di risorse. Buona giornata. Grazie mille a te, Irene. Porto la domanda dalla chat, che è da portare ai relatori, da Valentina Lanfranchi, che chiede: vorrei sapere se ci sono e quali sono le costanti, le caratteristiche, diciamo, comuni a tutti i villaggi, e quali sono invece le peculiarità lasciate alla gestione della singola comunità. Ok, c'è qualcuno che è entrato, lo mettiamo in waiting list. Allora, abbiamo circa 3 minuti per questa domanda, che è abbastanza complessa e ampia, quindi chiederei magari di dare 2 o 3 punti di vista di un paio di ecovillaggi. E chi vuole rispondere si può prenotare nella chat qui su Zoom. Ho la disponibilità di Torre Superiore a dare risposta, vi do parola, ragazze. Grazie. Sì, allora, noi come Rete Italiana facciamo parte della Rete Gen Europe, che a sua volta fa parte della Rete Mondiale Gen, cioè della Rete Globale degli Ecovillaggi. Questo è un discorso interminabile che va avanti da 30 anni. Qual è la differenza tra una comunità, un ecovillaggio, e invece qualche cosa che non lo è? Alcuni capisaldi sono stati definiti, delineati, che sono sicuramente la condivisione di spazi, quindi tra persone non consanguinee, quindi persone che si aggregano al di là della famiglia d'origine, più famiglie intenzionalmente, quindi per libera scelta e non per cause esterne che lo impongono. Quindi più famiglie o più singoli che si uniscono per scelta con un intento comune, quindi hanno una direzione in cui vogliono andare insieme, che deve essere di tipo ecologico e sociale, e anche hanno una disponibilità al dialogo con l'esterno. Quindi queste sono un po' delle cose che vengono richieste un po' a tutti. E all'interno della sostenibilità sociale, come mi ricordava Cristina, naturalmente sono dei principi di partecipazione interna con metodi decisionali partecipati, conosciuti e condivisi. Poi all'interno di questo quadro ideale, le comunità hanno ampia libertà di svilupparsi in base al contesto in cui sono, in modo diverso. Territorialmente, culturalmente, si strutturano e nascono e crescono anche in base appunto al territorio in cui si trovano e naturalmente alla scelta del gruppo che le costituisce. Però ci sono comunque dei capisaldi che vengono mantenuti. Grazie. Grazie Lucilla, ero muta. Avevo Gabriella che voleva fare un'integrazione. Allora, confermo chiaramente tutto ciò che ha detto Lucilla. Vorrei aggiungere nelle peculiarità, ritengo anche che ci siano le peculiarità individuali del gruppo, per cui portano avanti delle scelte che hanno come direzione chiaramente questo intento di cambiare a un livello sociale, ma la modalità per cui come sviluppare il cammino che vogliono fare
dipende molto dalla peculiarità delle persone e dalle scelte, che non vuol dire che si devono settorializzare in un unico ambito, ma possono ampliare gli ambiti rispettando, io ritengo, le passioni e i talenti di ogni persona che sta all'interno della comunità, per cui le comunità valorizzano l'individuo come tale e l'espressione di se stesso per portarlo al servizio del progetto e dell'intento più grande che è di cambiare il mondo. Grazie. Grazie a te Gabri, ti metto muta di nuovo e passo la parola ad Alfredo da Bagnaia, un altro minuto. Allora innanzitutto vorrei dire che è nell'ambito di una vita comunitaria di ecovillaggio il progetto viene prima di ogni altra cosa. Questo è proprio perché è necessario che ci sia una coesione intorno al progetto. Volevo dare un argomento di riflessione nata anche dalla mia formazione filosofica. Lo sfruttamento della natura e la sua distruzione è la conseguenza diretta dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo ed è opportuno che noi riflettiamo molto su questo e gli ecovillaggi sono invece uno strumento radicale di cambiamento e di inversione di tendenza in questa direzione, nel senso dell'abolizione dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, ma della creazione di una condizione di eguaglianza. L'altro aspetto che vorrei ricordare, l'importante dei contatti fra gli ecovillaggi, e sono d'accordissimo con tutte le cose che sono state dette fino a questo momento. Ciao. Grazie Alfredo. Denia, benvenuta, ti do parola. Ciao, da Manuela e Denia. Ciao. Tanto bello rivedervi tutti, grazie. E noi volevamo semplicemente avvalorare quello che è stato detto da tutti nella fase iniziale delle presentazioni. E io ho avuto il piacere di essere coinvolta nella conduzione dei cerchi, che sono stata un'esperienza meravigliosa e anche di integrazione sia da chi faceva parte o ha fatto parte del mondo degli ecovillaggi e delle comunità, ma anche persone totalmente nuove. E condivido che c'è questo gran desiderio di voler sapere di più, quindi assolutamente riuscire a creare questa rete e queste, come dire, cellule che possano poi piano piano germogliare e dare la possibilità ad altre persone, credo che sia arrivato il momento. E anche nel comunque sensibilizzare che non esistono, cioè non esiste solo il concetto di ecovillaggio, comunità, ma come prima è stato detto, se non sbaglio, da qualcuno, cioè sensibilizzare a una nuova rete sociale, che noi qua lo facciamo, gli spazi abitativi sono piccoli e quindi andiamo dal contadino vicino, cerchiamo di integrare dei piccoli produttori e quindi niente. Grazie. Grazie Denia. Allora Gio, ti ridò parola. Io in stanza d'attesa non ho più nessuno, le persone che c'erano prima sono disponibili. Va benissimo, io volevo fare una riflessione perché inerente all'intervento che ha fatto Irene prima, che avevo chiesto parola però poi ho detto vabbè la faccio dopo, volevo intanto informare Irene che c'è stato un incontro a cui siamo stati invitati come rete di reti dalla RES, che ora è RIES se non ricordo male, e che ci ha invitato proprio con la stessa domanda che ci stiamo facendo noi oggi, quindi quali azioni possiamo portare in essere come rete di reti e come reti varie, come membri di questa rete, e c'è già si sta delineando un gruppo di lavoro che dovrebbe lavorare appunto a qualcosa del genere, a un documento, a una proposta, a un progetto. Poi magari do un attimo la parola a Francesca, che è la più impegnata nella rete di reti. Però volevo portare anche questa domanda, che in realtà l'aveva un po' già aperta Francesca col suo intervento, cioè qual è l'importanza di fare rete in questo momento per costruire una visione alternativa della società, anche e soprattutto in relazione alle problematiche relative al cambiamento climatico, che come abbiamo tutti convenuto sono alla base di questa emergenza e di tante altre emergenze, anche se adesso sono andate un po' in secondo piano perché si parla solo di Covid, prima di questo si parlava solo di cambiamento climatico, quindi
riportiamo un attimino l'attenzione su quello, è che importanza ha la rete in questo processo, come possiamo attraverso la rete rispondere a queste necessità, a questo bisogno. Quindi lascerei prima un attimino di nuovo la parola alla Fra per 2-3 informazioni rispetto al processo con Rete di Reti e poi aprirei anche ai relatori. Fra, massimo un minuto. Grazie. Allora sì, come Rete di Reti abbiamo partecipato a un primo incontro promosso sì dalla RIES, che era la vecchia RES, la Rete di Economia Solidale, e appunto la domanda era: che cosa facciamo dopo questo Covid? Comunque, come reagiamo insieme a questa situazione? E sono usciti tantissimi spunti interessanti, ma è stato proprio un primo assaggio, perché comunque ci siamo trovati in uno Zoom, ora non ricordo bene quante persone eravamo, ma mi sembra intorno alla cinquantina, esatto, cinquantina di realtà diverse, di cui molte ovviamente erano gruppi, portavoce di gruppi di acquisto, ma c'erano anche altre realtà come gli ecovillaggi e come Rete di Reti, eccetera. Quindi si tratta di iniziare un percorso. Una cosa molto importante per Rete di Reti è che questo percorso, diciamo, sia compiuto non tanto dalle singole persone che portano la propria idea, che va benissimo, ma è un altro tipo di percorso. Il tipo di percorso che vorremmo instaurare noi è proprio un percorso di rete, quindi io sono portavoce, quindi prima di portare la mia voce mi confronto con il mio gruppo, con la mia collettività e poi lo condivido e insieme alle tante collettività riusciamo a, diciamo, trovare quella che è forse la quadra migliore o il cerchio migliore, detto nel nostro linguaggio, cioè quindi attingere il più possibile all'intelligenza collettiva e a ciò che abbiamo in comune. Per quanto riguarda la visione di Rete di Reti in particolare, si vede prevalentemente su 2 piani l'azione. Un piano, diciamo, dal basso, che è già stato detto prima, assolutamente rinforzare le reti locali, quindi noi come gruppo nazionale aiutare, se per quello che possiamo, se non lo fanno già spontaneamente come succede con Alba D'Or, rafforzare le alleanze locali per fare una pressione a livello locale e richiedere come dire, l'attenzione sul chilometro zero, sulle possibilità di lavorare insieme, eccetera, eccetera. Invece l'altro punto, grazie, Laura, finisco, appunto invece a livello invece nazionale, riuscire a portare una voce unitaria al governo o a chi deve prendere delle decisioni, e questa voce comune però non farla sull'onda della fretta, perché ci sono già tantissime realtà che lo stanno facendo e quindi va avvalorato il loro lavoro, ma prendersi il tempo proprio per poter fare i passi insieme e quindi arrivare con una voce più unita e compatta dai politici o appunto da chi prende determinate decisioni, perché comunque il giorno in cui semmai avverrà potremmo portare e rendere concrete le nostre istanze, dobbiamo essere uniti, dobbiamo essere coesi, perché sennò facciamo la fine di tanti tanti gruppi del passato che poi si sono messi in una situazione di scontro, di incomprensioni, di problemi a livello di gestione del potere che oggi non ci possiamo permettere. Grazie Fra, do la parola a Federico. Sì, la questione per noi è una questione culturale da 2 punti di vista. Da una parte il cambio, allora c'è una questione di base che è l'atteggiamento che noi vediamo nel mainstream, cioè il motto divide et impera è reale, lo vediamo, e spesso divide dei temi che divisi non sono. Cambiamento climatico e Covid non sono divisi. Noi l'abbiamo scritto al Parlamento europeo, lo scriveremo alla Commissione, l'abbiamo scritto a Conte. Il cambiamento climatico ha generato questo problema, perché il passaggio, io parlo di temi scientifici, quindi non di mia competenza, ma riprendo quello per esempio che ISDE, Italia, Medici per l'Ambiente, che sono parte della nostra rete, stanno portando avanti. Questo cambiamento climatico sta risvegliando una serie di virus, sta risvegliando delle malattie sopite,
e sta facilitando dei passaggi di specie dagli animali all'uomo. E questo è chiaro ed evidente, e quindi è una delle ragioni per cui questi due temi non sono separati. L'altro tema è che il cambiamento climatico e l'inquinamento peggiorano la condizione dell'essere umano e quindi favoriscono poi il propagare di queste infezioni. Quindi sia nell'origine, sia diciamo monte, sia valle, questi due temi non sono separati. Il mainstream ha gioco a separare una serie di temi. Prima si parlava di questo, poi adesso si parla di Covid, domani si parlerà di un'altra cosa. In realtà c'è un'unione, noi che ci occupiamo di olismo lo sappiamo, c'è una relazione tra tutto questo, c'è un'integrazione, e noi vogliamo che questo rimanga insieme. Noi non vogliamo separare la salute dalla sostenibilità ambientale, per esempio, mentre invece sono politiche completamente separate. Questa è l'idea, e per questo secondo me noi dovremmo fare e essere portavoce di questo cambiamento culturale, proprio perché le comunità integrano al loro interno una serie di istanze, già diciamo naturalmente. Grazie mille Fede. Gio, ho un intervento, passo la voce a Canguro. Allora, sì, io sono d'accordo di avere una visione complessiva olistica quasi, no? Che il tutto in realtà incida sulla situazione attuale, quindi che bisogna intervenire da vari aspetti, da vari punti. Detto questo, sono abbastanza convinto che per essere efficaci bisogna lavorare e avere una concordanza punto per punto. Il che significa, ad esempio, nello specifico, che Damanhur, già per avere una concordanza raggiunta a livello di popolo, è impegnativo e complesso, però parleremo del 5G piuttosto che della vaccinazione forzata rispetto al Covid. Una volta che abbiamo una visione comunitaria, già di popolo, questa vada condivisa con le altre comunità, e se riusciamo a trovare una visione unitaria, questa sicuramente a quel punto ha una forza maggiore e un impatto enorme a livello nazionale. Se noi parliamo, ed è vero che il tutto influisca sul tutto, perde di efficacia dal mio punto di vista. Quindi io ritengo che bisogna avere dei punti, dei focus volta per volta in cui raggiungere una unità, una unitarietà di visione, e portarla con forza punto per punto per poi raggiungere un obiettivo più nel lungo periodo. Grazie Canguro, grazie mille. Gio, ti ridò la parola. Grazie Simo, grazie a tutti gli interventi, super di ispirazione. Volevo fare una piccola riflessione anche come portavoce di Rete di Reti, perché diciamo io ho partecipato appunto come in rappresentanza della Rive. È venuto fuori fortemente questo, intanto il tema: vogliamo impegnarci a livello politico, vogliamo farci ascoltare dai politici, vogliamo in qualche modo andare in un terreno da cui tanti di noi sono in un certo senso hanno fatto un passo indietro, ci ha sempre spaventato, siamo scettici, non ci fidiamo, eccetera, tutte queste tematiche qui. Ma oggi più che mai sentiamo il bisogno di farci ascoltare anche dalle istituzioni, così come hanno fatto per esempio i ragazzi di Lumen. Giustamente è un'esigenza che adesso si sente importante. In un incontro che abbiamo fatto sempre la domenica tra i covillaggi è venuto fuori questo grande tema, e sicuramente in questo contesto ha importanza quello che porta Canguro, cioè la grande scommessa di una visione unitaria, il che diciamo a parole è semplice, nel senso che sentiamo e sappiamo che tutte le reti che stiamo cercando di fare, appunto di creare sinergie all'interno di questo grande progetto di Rete di Reti, sappiamo di avere una visione comune e di andare tutti nella stessa direzione, ma rinunciare alla propria identità in un certo senso per qualcosa di più grande e aderire ad una visione veramente unitaria, quella è la grande scommessa che oggi ci troviamo ad affrontare, e che sono d'accordo con Canguro, può veramente fare la differenza. Quindi prima all'interno di Rive questa voce unitaria, e poi all'interno di questa grande rete. Questo un attimino volevo portare questo contributo, visto che se n'era parlato tantissimo in questi incontri di Rete di Reti. Simo? Allora, ho una domanda.
Sì? Inerente il tema che abbiamo sollevato poco fa. Okay. E invece un intervento, così, una riflessione, una celebrazione. Ok, allora terrei quest'ultima domanda con proprio uno o due interventi di risposta e poi andrei verso la celebrazione. Ok, ora la domanda è, e vi chiedo sempre di prenotarvi chi desidera rispondere in chat, alla luce delle intenzioni ormai manifeste del main system isolazionista, divide et impera, sentite che ha più senso o meno senso normativizzare le comunità con il rischio che poi le autorità ci smantellino proprio perché facilmente riconoscibili? Sbang. Bella domanda. Chi vuole? Fede, perfetto. Ti do la parola, Alvador. Grazie. Se non ci sono altri, hai 3 minuti. Ah no, c'è Alfredo. Allora fai un... Cioè, il fatto è che se vogliamo sopravvivere insieme dobbiamo trovare una maniera per poterlo fare insieme. Se non vogliamo sopravvivere insieme, allora rimaniamo isolati nelle nostre singolarità. Cioè, gli ecovillaggi non sono gli unici che stanno vivendo in maniera alternativa. Esistono tantissime persone che vivono in giro per il mondo in una spiaggia isolata, in mezzo a un bosco, nel loro rifugio. Cioè, esistono molti, molti stili differenti di fare comunità. Noi vivendo in comunità, o almeno noi, parlo di Alvador, vivendo in comunità sentiamo questo grande bisogno che tutto il mondo incomincia ad aprire un pochino gli occhi sul fatto che bisogna cambiare tutti. E quindi ci spendiamo anche per diffondere questa conoscenza e cercare di creare delle fondamenta per sostenere chi vuole farlo in una maniera un po' più allargata. Poi accadrà quello che accadrà, perché può veramente accadere di ogni. Bisogna sperare che tutto vada bene, lavorare sodo e via andare. Se no si rimane chiusi in camera e non si fa un cavolo. Passo. Grazie Fede. Allora ho... altre 3 prenotazioni, le do la parola in quest'ordine. Alfredo, Federico Lumen, Gabriella TDV. 1 minuto a testa, ragazzi, così poi andiamo in chiusura. Alfredo, ti do parola. Allora, io credo che il rapporto con le istituzioni sia importante. Ritengo che spesso non sia favorevole a noi o decisivo. Sarebbe opportuno ricordare una cosa, che entrambe le persone che avevano presentato la precedente legge di comunità non sono state rielette in Parlamento dai loro reciproci partiti, quindi non capisco, penso che possa anche ripetersi questo tipo di posizione. La seconda cosa che vorrei ricordare è che noi siamo altro, in ogni caso. Non siamo assimilabili con... un sistema che ha tante altre problematiche a cui affrontare, per esempio no, quella che c'è attualmente, la fase 2, la ripartenza dell'economia, che guardate, non sarà un'economia green quella che parlerà, sarà peggiore della precedente. Quindi noi abbiamo a che fare con questo tipo di istituzioni, ma è importante che le istituzioni sappiano che ci siamo. Ed è anche importante che le istituzioni sappiano che i problemi che solleviamo sono fondamentali, non per noi, ma per l'umanità. E questo è il motivo per il quale noi dobbiamo essere capaci di interloquire con le istituzioni. Grazie mille, Alfredo. Ti do la parola, Federico. Mi sento rappresentato da quello che ha detto Alfredo. Passo grazie, a Gabriele. Grazie ed efficiente. Gabri. Condivido anch'io quello che ha detto Alfredo, vorrei aggiungere una sola cosa. Sostengo il fatto che bisogna farlo, interloquire con le istituzioni. Ritengo che sia importante che noi siamo consapevoli che vogliamo arrivare a una massa critica, perché il sistema non lo cambiamo dall'interno, ma costruirne uno nuovo, completamente e diverso. E questo per me è il senso del facciamolo pure, ma non crediamoci tanto e continuiamo sulla nostra strada. Grazie. Gio, io... Grazie.
Grazie. Ho finito gli interventi e le domande. Ho quel piccolo intervento di Case Bacò che vorrebbe dare una riflessione di celebrazione. Dimmi tu. Ok, prima di lasciarti la parola alla riflessione di celebrazione, vorrei far parlare un attimino a Torri Superiore, che sono stati gli animatori di queste iniziative. Volevo ringraziarli particolarmente per questo. Ho sentito un'unione tra gli ecovillaggi, una presenza veramente commoventi in questo periodo, e volevo celebrarlo e lasciarti quest'ultima parola, lasciarvi a Cristina e Lucilla, che poi tra l'altro hai portato un piccolo commento sulla chat, se lo vuoi dire a voce, Lucilla, e chiudere un attimino questo momento di confronto per poi aprire la celebrazione. Grazie. Sì, il mio punto di vista è che il nostro compito è molto grande, noi siamo piccoli ma abbiamo un compito grande, quello di essere coerenti con le nostre radici, con i nostri valori, con i nostri sentimenti e strategici, quindi i piedi ben fermi nella terra ma lo sguardo lontano, portare proposte, portare idee, portare esperienza vera, di vita vissuta, che è il nostro più grande patrimonio, perché siamo qui in tanti da tanti anni. Quindi la strategia che noi portiamo è quella di una vita alternativa che non solo è possibile, ma è anche straordinariamente gratificante e arricchente e piena di senso. Non sempre facile, perché è una vita che richiede un enorme impegno, una grande dedizione. Quindi le persone che hanno voglia di impegnarsi sono più che benvenute a unirsi a noi. Tutti i nostri soci che in questo momento ci stanno seguendo sullo streaming, tutti quelli che vedranno questa assemblea online, assolutamente non dobbiamo stare nascosti, perché nasconderci per paura di ritorsioni contro di noi è un gravissimo errore, ci rende piccoli e ci rende fragili. Quindi parliamo con coerenza, con visione presente e futura, e lo facciamo sulla base di un'esperienza vissuta, e abbiamo messo a punto strategie a tutti i livelli: economia, ecologia, lavoro, solidarietà, partecipazione e anche tantissima capacità di dialogare con i politici a tutti i livelli. Non dobbiamo aver troppa paura, ragazzi, dei politici, perché i politici sono persone come noi, si stanno facendo tante domande e non sanno che pesci pigliare. Questa è un po' la mia sensazione. Quindi facciamoli andare un po' dalla nostra parte invece che per una volta da quella che non ci piace tanto. Quindi questo è il nostro punto di vista. Grazie. Grazie. Cri, tu vuoi dire qualcosa? Io faccio un intervento velocissimo rispetto alla parola umanità, rispetto alla parola mondo, e vorrei ritornare indietro e dire che a Torri sono passate tantissime persone e abbiamo ad ognuno di esse dato un piccolo seme del nostro esempio di vita comunitaria. E questo piccolo seme, secondo me, da qualche parte non abbiamo traccia, ma è sbocciato, se non in comunità, in piccole, come dire, prendersi cura uno dell'altro e guardarsi chi abbiamo al nostro fianco. Ed è quello che abbiamo sempre detto anche ai nostri bambini: vivere in comunità e guardare chi sta a fianco a te, ad esempio. E quindi questo è stato l'esempio che dall'altra parte del grande, del globale, nel piccolo abbiamo sempre voluto fare. Mi dispiace, adesso spero di ripoterlo fare quando riapriremo, perché il nostro grande dispiacere è in questo momento che le persone non possono più venirci a visitare, ma confido che lo faremo. E in questo, nel piccolo seme, sento anche tantissima importanza che ogni ecovillaggio ha dato. Grazie, un bacio a tutti. Grazie di cuore, veramente mi sono nutrita delle vostre parole, vi ringrazio tantissimo, è stato veramente prezioso questo momento, ci stiamo dirigendo verso la chiusura, siamo perfettamente in tempo, questa è una cosa che mi voglio celebrare, siamo però nella speranza che i prossimi incontri e presto saranno dal vivo, vogliamo lanciare questo semino nel campo. Anzi, facciamolo tutti insieme oggi che siamo uniti in questo momento, in maniera tale che presto ci possiamo riabbracciare. Allora, ho visto entrare un lapo bravo, uno dei nostri componenti del consiglio direttivo.
direttivo, perché oggi è una giornata speciale che non è stata scelta a caso tra le varie giornate, perché c'è una persona altrettanto speciale che ha nutrito tantissimo la rete, e io mi emoziono in questo momento, scusatemi, ci voleva un po' di umidità, che è una sorella per me importantissima, la Simona, che oggi fa il compleanno. È uno degli ultimi giorni che passerà in quarantena nell'appartamento di famiglia, presto tornerà ad abbracciare i comunardi a tempo di vivere, e per rendere un pochino più dolce questo momento abbiamo una sorpresa per te. E quindi chiamerei un attimo ad aprire i microfoni i nostri amati piumani, che come sempre, mamma vieni, così ti vedi piumani, scusate, è arrivata la mia mamma nel frattempo, che come sempre rallegrano i finali, le chiusure delle nostre, dei nostri incontri. E quindi vorrei ringraziarli per essere presenti anche oggi. Belli. Questa è la mia mamma. Allora, intanto ciao a tutti e grazie per questo meraviglioso incontro. Siamo qui e abbiamo preparato una canzone per chiusura di questo incontro, e poi invece in questo tempo di distanziamento, vicini in realtà vi sento già. In questo tempo di contenimento, l'amore a chi lo conterrà. Mi fermo, mi ascolto e sento che qualcosa cambia già. Mi fermo, mi ascolto, insieme quest'onda siamo già. Istanti che soffriamo in tanti, la vita ci mostra la realtà, ma dal dolore nasce il nuovo unione, risorge la comunità. Mi fermo, mi ascolto, per sciogliere qualcosa che non va. Mi fermo e mi ascolto, ritrovo il senso alla realtà. Mi fermo, mi ascolto, risorge la comunità. Ciao a tutti e a tutte. Ciao a tutti, grazie. Un abbraccio comunitario enorme alla Simo da parte di tutti. E a tutti voi che ci avete seguito. Grazie. Ciao.